Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sentiamo, Sepp. Ha sintetizzato in Ma non la italiano traduci, Simo. quello con la pelle blanda, con l'albume più piccola, ma quella con gli occhiali più piccola. Quindi stai ingoiando. Beh, Ma però. non è corretto. Sì, Eh no, immaginavo. invece. Secondo me, posso dire, secondo me era una frase dove insultavi qualcuno. Cioè, mi Sì. sembrava una frase cattiva. Insultavi Simone Koch, sicuro? No, Simone te. Ridilla, ridilla, Allora, ridilla. Adrian, dove cazzo sei? Ti vengo a prendere. Ridilla, Sono ridilla. in Moldavia. Ah, buono. Acela cu părul blandin, pa любому are pula mică, dar acela cu ochelari, pizdece josuț. Minchia, queste lingue non neolatine. Allora, In realtà è latino, secondo però. me, zio, secondo me mi hai preso in giro, hai detto tipo, vabbè, giù e basso, tipo, Sì. classico, ok, Ok. e già metà l'ho Vabbè, presa. allora, No, visto che vabbè. l'hai annunciata in un modo molto tipo è un fatto assurdo, è un fatto eclatante, ci tengo a dire che però per te è un episodio che va al di là dello spettacolo, cioè magari molti l'hanno strumentalizzata, molti l'hanno raccontata in modo enfatizzato, però è un fatto che mi è accaduto davvero, al di là del personaggio è accaduto a Cosimo Corrado, a me. E quindi è ancora pesante per me parlarne ora, ok? Anche la gente come me non molla mai. Sì, vabbè, sempre la stessa. Vabbè, No, niente. no, no, no. La gente come noi, la gente come noi. Ma Aspetta, sta dicendo. Ah. cosa fa? La gente come Cosa noi. fa? Ma cosa fa? Ma Gilbert, non era Bravo, Gilbert. necessario. Sei tu? Passano? Sei tu? Sei tu? Grazie Rizzox, grazie mille. Grazie mille Moise, grazie mille Lesgoski, torno in lobby. Un grande figa. Allora, no, volevo mettere. Dai, figa, ragazza, 6.000 possiamo arrivare, no? C'è pure l'hype train. Ah no, è appena finito, vabbè. Dai, ragazzi, due sabbettine per la live, dai, facciamo. Mamma mia, Gil Bestello per lavoro. Ma porca puttana. Grazie Damian, in Yo, bocca al lupo. rimazziamo stasera. Cioè, in bocca al lupo. Rimazziamo per avermi strappato Facci un bene. sorriso. Grazie a te. Bella In Damian, bocca al in lupo bocca al per lupo per tutto. l'operazione domani. Facci sapere come va. Ciao fratello, Grazie, bocca al ragazzi. lupo. Ciao bello. eh. Ciao, Un abbraccio a Bravo, tutti. la gente come Buon me non molla mai. proseguimento. Ciao, Ti aspettiamo, bro. Ciao. Bravo, bravo. Ok. Madonna, Gilbert, sei Madonna, fortissimo. Gilbert. Sei il numero uno, Minchia, Gilbert, aspettavo. cazzo. Gilbert non. No, vorrei Non è dire, non uscito. vorrei fare una battuta, vorrei dire non è uscito. Sembra una battuta, però Ma non lo zio, è. ma minchia, ma mi hai No, detto no, non, no, non è, ma non è io mi uscito. dissocio. Lo devo cacciare fuori. No, ma realisticamente Gilbert non è uscito. Lo devo espellere io, perché sennò rimane dentro. Ok. Ragazzi, nel backstage potete gentilmente aspettare 5 minuti che deve rientrare Gilbert e potete uscire un secondo? Se mi fate sto piacere, grazie, belli. No, no, era andato a No, scemare. Simone! Dai, no, era No, andato a porca. scemare Era andato a ultimamente. scemare, era andato a scemare. Dai. Decisamente. Però non abbiamo più fatto prova a non ridere. Ma No, cosa vuol aspetta. dire poi? Entra Valeria Vedovatti con la foto di Valeria Giobbi e Scusatemi, cacca ma la canzone di Simone. Un mix. un mix. Un mix. Salvatore Mazzallo, Ma interessante. Se lo Bel si vedesse. cognome. Ma io Mamma. non sono così, mamma. Bella Dai, la figa. canzone, Simo. L'ho ascoltata Chiamami. in live. Non so se hai Molto visto. bella, sì. Ho visto. Ti è piaciuta Cocca? Sì, molto. No, ho visto un flash dietro la finestra, molto ansiogeno. Dietro la tua Mio? finestra, sì. Sì. Prova ad andare. Vabbè, non voglio niente. Però, no, te lo giuro, se riguardate il VOD, c'era un flash tipo sulla finestra. Sì, ma c'è una legge, se non sbaglio, che Non ti sotto possono i 2000 toccare. euro non te li Non te le possono possono prendere i soldi, toccare. capito? Non ti possono toccare Cioè, niente. se lui avesse 50.000 sul conto potrebbe avere da noi, ma se lui ogni mese sta sotto i 2.000, 1.500, 1.600, Sì, c'è una legge, anche mi sembra, io sono io. No, ma è ignorante, vero, è dove non vero. possono, perché quei Non soldi sono esiste. necessari Solo per vivere, capisci? Esatto. per vivere. Certo. Non esiste. Poi, scusa, se io ho 7 milioni di euro, per dire, di debiti con le banche, Comando, qual è se... Simone? Punto esclamativo, sconti!
Mi raccomando. Tra l'altro dovrebbe esserci anche il banner sotto la live, se state guardando da telefono, ci dovrebbe essere scritto che ci sono degli sconti incredibili. Quindi mi raccomando, andate a guardare, perché fidatevi che passare una bella serata a giocare ai giochi scatola di Mattel è sempre un'idea incredibile. Vero Gio, eh? Sempre meglio che andare in giro. Sempre andare che, sempre meglio che andare a drogarsi, soprattutto. Esatto, sempre meglio andrei proprio quello. Beh, certo, ma ragazzi, dai, oh, un po' di robe intelligenti fate, non chiudetevi. Numero uno, un'altra tesserina col numero uno. Altrimenti potete fare gli accoppiamenti con i colori. Ecco. Ok, come adesso Lollo. Grande Gio. Blu con l'uno. L'avevi già detto, eh? Ah, però aspetta. C'ha il meno due. Il meno 2 cosa devi fare? Il meno 2, ecco, in questo momento Lollo ha utilizzato la tesserina del meno 2, quindi Lollo pesca la sua che ritorna 3 e obbliga a Kokeshi, che è il giocatore successivo. La giocatrice. Giocatrice, grazie. A concorrente. Concorrente 2023. Mettiamo i pronomi. Ok. Vabbè, ok. Signori di Mattel finirà molto male. Sono molto nervoso. No, comunque, la signorina Karen Kokeshi. Signorine dopo i 50. Dai, dai, zio, cosa deve... Cosa Doc, deve... butta via due tesserine. A caso le puoi Vai. Scegliere? Cioè, o se no le può scegliere Lollo, però a caso, senza vederle, senza vederle. Gliele rigiro io, facciamo esatto. così. Okay. E Karen adesso devi giocare solo con questa tesserina. Ero con il mio producer in studio, Mix Jones, che salutiamo in maniera molto, molto vigorosa. E mi ha fatto questa linea di basso. E allora ho cominciato a cantare questo ritornello. E poi ci siamo messi lì. Abbiamo fatto tutto insieme. Quindi l'abbiamo fatto io e lui. Io ho scritto il testo. E poi abbiamo lavorato insieme al beat. Quindi ci sono degli elementi del beat che sono suoi, come il basso ad esempio. E poi ci sono degli altri elementi come altre aggiunte. Ma cosa state facendo? Chiara, cosa Male state voglio. Facendo? Come fa? Perché mi hai tipo fatto incastrare dal tavolo con la... Oh, vabbè, stavi per Dio. Dire, zio. Perché? Porca male. Miseria. Okay. Ma tra l'altro mi sei incastrato. Comunque. Vai. Ho pestato uno. Ok. Vabbè. Ora faccio... Io mi sotto, ho preso il telefono e l'ho buttato, iPhone 14 Pro buttato, questo telefono qui l'avevo buttato e sono stato fortunato che mi è stato restituito, l'hanno portato alla polizia e me l'hanno restituito, l'iPhone 12 che usavo come telecamera secondaria per i video. A New York? Sì. Era proprio un mondo parallelo questo qua, nel senso, cioè... Hanno il bracciale d'oro preso, buttato, avevo un bracciale d'oro e l'ho buttato... La polizia mi fermava, mi portava in esatto. ospedale, mi trattava. Gli ho già risposto in privato. Questi sono fratelli. Ah, volevo dire una roba importante. Mandatemi tutto quello che volete di gente che parla di me, che fa robe fuori di testa. Sto facendo tutte le cose in privato. Pubblicamente non voglio espormi su sta roba, perché io ho detto e lo ripeterò ora che a tutte le critiche, a tutte queste cose voglio rispondere con i fatti e voglio rispondere il 19 dicembre. Fine. Questo lo dico adesso e non lo voglio ripetere più. Non voglio stare qua a mettermi ok, vediamo oggi che cosa da dire Pinco Pallino di me. Oh, vediamo adesso. No, ma non è vero. No, non me ne frega un cazzo, perché starei qua un'ora a perdere tempo, fare una roba noiosa, non me ne frega un cazzo. Quindi il 19 dicembre si avranno tutte le risposte alle domande. E io posso perdere un derby con quello scarparo di Di Marco? Dimmi se è possibile perdere un derby con Martino, al suo fascino. Ciao Grimbo, Simone Sburatti. Ti seguo da quando sapevi rispondere agli insulti, cosa che è calata come quell'abusato di Jody Daniele, porco Dio. No. Oh. Vabbè, Nicky, ragazzi, è un livello sopra. Cosa dobbiamo fare? Cioè, c'è poco da fare. A fuoco il vuoto che c'ha dentro non mi... Noi che esatto, torna. Dal primo mazzo. Ciao. Che nel caso di questo gioco sarà praticamente la nostra barra della vita. Perché chi vincerà... Puoi vincere in due modi, o essendo l'ultimo che rimane con... Cosa ridi? Ma non ridevo per te, ma cosa ti Rideva per te, me l'ha detto prima di iniziare, te lo giuro. Sì, riderò per lui. A breve se mi vedrai... Comunque, no vabbè, comunque anche il mio c'è. Deve saperlo usare però. Su. Allora, tocca a me, quindi brucio una carta per l'attaccante che c'ha Lollo. No. Al mio turno. Ah, il tuo durante l'inizio del mio turno. A tutti i giocatori? Turno. Nel mio turno tutti i giocatori scartano una carta. Ok, allora io metto il 3 giallo.
e vai Lollo. Allora, all'inizio del turno, quindi comunque scendere dobbiamo. No, è perché Lollo è capace, a differenza vostra. Quindi per vincere. Mi hanno chiesto di studiare. Posso dire? Ma caso. Vai Jody. You know bro. Per vincere o rimanete gli ultimi avendo questo mazzo. Sta continuando a ridere, fa qualcosa. Sì, ma no, vabbè, dopo le faccio un... Cosa ne fai, Jody? Signorino, cosa fa? Mettetevelo, e mettetevelo tutto su per il culo, coglioni. Oh, no! Porca troia! Ho fatto un casino! No! No! Come ci si adone con il prime.